Questa è la fiaba della volpe e la cicogna. C'erano una volta una volpe e una cicogna che avevano stretto amicizia. La volpe allora pensò di invitare a pranzo la nuova amica, ma quando dovette decidere cosa preparare, la volpe pensò bene di fare un piccolo scherzetto alla signora cicogna. Preparò un succulento brodino di verdure e lo servì su un bel piatto di porcellana con i bordi molto bassi e invitò la cicogna ad assaggiarlo. La cicogna, sentito il profumino del brodo, si sedette a tavola e cercò di bere il brodino ancora fumante. Ma con il suo lungo e appuntito becco, la cicogna non riusciva a bere dal piatto basso che la volpe le aveva preparato. La volpe, che si stava divertendo un sacco alle spalle della cicogna, la invitava a bere e faceva finta di non capire come mai non le piacesse. La cicogna aveva ben capito lo scherzo della volpe, ma decise di fare buon viso a cattivo gioco. Scusami, signora volpe, ma oggi non mi sento molto bene. Penso tornerò a casa a riposare, disse la cicogna congedandosi dalla volpe. Qualche giorno dopo fu la cicogna a invitare la volpe a pranzo. La cicogna aveva preparato un magnifico piatto a base di pesce, ma lo aveva messo in un vaso trasparente dal collo lungo e stretto, dove il suo becco riusciva a entrare alla perfezione. Ma il muso della volpe, invece, era troppo grosso per arrivare fino in fondo, e più la volpe cercava di infilarcelo, più si arrabbiava. L'odorino invitante del pesce che non avrebbe potuto mangiare la stava facendo uscire di testa, finché a un certo punto, stufa di essere impresa in giro, sbottò: «Mi hai ingannata, cicogna mia! Hai messo il cibo in questo vaso dal collo lungo e stretto di proposito per non farmi mangiare. Io me ne vado!» La cicogna guardò la volpe con aria soddisfatta e le rispose: «Chi la fa? L'aspetti!» e continuò a mangiarsi beata il suo bel pranzetto a base di pesce. Morale della favola: se prendi in giro qualcuno, ricordati che poi prenderanno in giro anche te.